C'era una volta una fabbrica dove venivano prodotti vasi di tutti i materiali. Questi venivano accatastati gli uni vicino agli altri in attesa di essere venduti. Due di loro fecero amicizia e, stanchi di restare sempre nello stesso luogo, decisero di scappare. All'alba del giorno dopo, mentre tutti gli altri dormivano, compreso il padrone, uscirono dalla fabbrica e corsero via. I due erano molto legati tra di loro, anche se erano diversi. Uno era infatti di terracotta e l'altro di rame. Era una bellissima giornata di sole e i due erano felicissimi di essere all'aria aperta. A un certo punto, mentre camminavano, si accorsero che c'era un piccolo fiume e decisero di fare una bella nuotata. Si tuffarono immediatamente e cominciarono a giocare nell'acqua limpida. Tutto a un tratto però si alzò un venticello. Il fiume cominciò a trascinare i due amici, i quali rischiavano di scontrarsi. Il vaso di terracotta, spaventato, disse: «Non starmi troppo vicino, ho paura!» «Tranquillo», rispose il vaso di rame, «sono qua!» «È proprio di quello che ho paura», disse, ma l'amico non capiva. «Nuota al largo, per favore!» ripeté il vaso di terracotta. A quel punto, sorpreso, il vaso di rame chiese all'amico: «Mi spieghi perché ora hai paura di me?» «Perché, anche se io non voglio assolutamente toccarti, basta che lo faccia tu ed io andrò in frantumi», rispose. Il vaso di rame, allora, si allontanò velocemente, in attesa che le correnti si calmassero. Che cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che è precaria la sorte del debole che ha vicino un potente. Se ti è piaciuto, lascia un grande like ed un commento. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.